Davide Dacri, allora, arrivo della Coppa Sila, ipercontento anche perché hai realizzato un tempo stratosferico, primo delle vetture coperte, giusto? Sì. Allora, dedico questo ad un amico, vero amico, che mi ha insegnato le rifiniture della Coppa Sila e non lo dimentico mai, ad Oscar. Oscar, ti voglio bene. Ciao Oscarino. Decimo assoluto. Davide, poi vieni. Vorrei che comunque i primi 10 rimanessero tutti qua. Davide, prendi il tuo trofeo e parcheggiati qua. Sì. Non assoluto. Arcangelo Malaffori. Assoluto, abbiamo Giovanni Cassipa. Settimo assoluto, Carmelo Scaramozzino. Carmelo Scaramuzzino, e passiamo al sesto, Francesco Ferragina. Eccolo Francesco Ferragina. Aspettiamo il quinto assoluto, Dario Gentile. Fa sentire doc Dario Gentile. Ed ecco il grande amante della Coppa Sila, oggi quarto assoluto, Francesco Legrande. Eccolo, grande cavaliere Francesco Legrande. E il terzo, andiamo sul podio, Samuele Cassipa. Dopo una travagliata sessione di prova, oggi ha tirato fuori un bel risultato. Bravo Samuele, terzo classificato. E grande prestazione, credo anche lui la prima volta alla Sila. Luca Caruso, secondo assoluto. Grande podio, top ten. Al vertice della top ten, primo assoluto della 41esima Coppa Sila, trofeo Domenico Scola. Domenico Scola Junior, con la sua fantastica bimba, viene a ritirare il premio dell'assoluto. E il premio dell'assoluto viene consegnato dalla presidente a Domenico Scola, che va pure il trofeo Domenico Scola riservato al primo assoluto, e che il nipote del grande Domenico, Emilio, consegna a suo fratello Vittorio in casa. Complimenti, bravo Domenico. In alto anche il nostro pensiero per colui che da tanti anni su questa strada ha vinto e sta vinto. E a Domenico Scola va anche il trofeo Ciccio Bisasi. Anche lui è un grande pioniere, un grande personaggio della nostra gara. Signore e signori, adesso in macchina, andate via perché siamo stanchi. Da, un attimo, la Presidente vi vuole salutare. Bene, sì, per complimentarvi con tutti voi, intanto bravi, complimenti ovviamente all'ACI e a tutti coloro che hanno contribuito a questa splendida giornata, a tutti coloro che hanno lavorato, ovviamente a tutti gli equipaggi e chi oggi davvero ha seguito con grande entusiasmo, gioia.
e l'appuntamento è per l'anno prossimo per la 42esima Coppa Sila. Grazie.